Salve, ben ritrovati nel nostro spazio dedicato all'arte a 360 gradi. Musica, spettacolo, scrittura, libri, chi più ne ha più ne metta. Oggi la mia ospite è una giovanissima cantante, lei si chiama Naya, benvenuta. Ciao, grazie, grazie mille. È una pugliese doc trapiantata nel Regno Unito. Esatto, sì, esatto, sono nel Regno Unito, in Inghilterra. Adesso no, però, come vedi, Adesso c'è il mare. sei in Puglia, ma sei venuta qui, mi hai detto prima per una settimana insomma, di vacanza, ma tu hai studiato, mi dicevi, hai studiato in Inghilterra, hai studiato in un'università che si occupa appunto di spettacolo per studiare la performance, giusto? Esatto, sì, ho studiato Performing Arts, si chiama, e poi ho fatto anche un master in insegnamento di musica e ho fatto i miei studi lì per 4 anni e sono ancora lì. E sei E perché? C'è più possibilità sono. per musicisti per fare musica? Sì, io vorrei in realtà fare musica, faccio, scusate i rumori. Vorrei fare musica lì e ho fatto alcuni concerti a Londra, però in questo momento sto insegnando musica e spagnolo in una scuola e quindi sono lì che canto e che anche insegno. E me lo dici te? E me lo dici te, sì, è la mia canzone. Parliamo di questo singolo bellissimo che sta avendo davvero grande successo. È uscito da pochissimo perché è uscito il 17 febbraio, quindi è fresco fresco, però già sta passando nelle radio e quindi insomma so che sta incontrando il gradimento degli ascoltatori. Sono contenta e ho scritto questa canzone, sì, l'ho scritta in un momento molto difficile della mia vita. Stavo facendo delle cose che non erano proprio inerenti alla musica e quindi avevo un po' perso la mia musica e quindi questa canzone è dedicata a me stessa in cerca della mia musica. Ma che musica vuole fare Naya? Perché In che senso? il suo nome è un po' arabeggiante, ho letto. Sì, io Ma che musica vuole fare Naya? sono un po' una country pop music singer e mi piace la country music, ascolto country music da sempre, però sono anche un po' pop perché ho studiato pop e ho anche studiato musical theater, però il musical è più quando faccio le performance nei teatri, le canzoni che scrivo sono un po' più pop country. Ok, se ti dico il dono. Il dono è la mia voce e la mia musica. Diciamolo per chi ci ascolta, il dono è come Naya chiama il suo talento musicale, il suo questo dono che va custodito, ma nel frattempo va anche come un fiore, no? Innaffiato come una piantina, va coltivato per migliorare sempre, no? Esatto, penso che tutti nascano con dei doni. Però soprattutto questi doni vanno coltivati perché se si accantonano, comunque poi si lasciano. Invece se vanno coltivati crescono sempre di più e possono diventare qualcosa di molto bello. Progetti? Dopo questo singolo Progetti? cosa c'è? Io vorrei essere sul palco di Sanremo un giorno Allora e facciamo un magari. appello, visto che insomma ne possiamo approfittare, facciamo un appello allora ad Amadeus per il prossimo Sanremo. Amadeus, ascolta questa bravissima cantante, chissà che non ti piaccia. Sì, E grazie. magari. Ascolta la mia musica e invitami a Sanremo. Allora, abbiamo fatto il nostro appello, così almeno, insomma, almeno non, ci abbiamo provato, non possiamo dire di non averci provato. No, bisogna manifestarle nel mondo, le cose e i sogni. E poi magari l'universo ci ascolta. Ecco, a proposito di Sanremo, quale canzone ti è piaciuta di più? Bellissima, Mi è piaciuta quella di Marco Mengoni. davvero, molto, molto bella. Mi è piaciuta tanto. Mi sa che è piaciuta a tantissimi, e ha vinto pure, quindi figurati. Era Se proprio l'è meritata. bellissima. Ma c'è una canzone di Sanremo, non necessariamente di quest'anno, degli anni precedenti, che ti porti appresso, che porti con te? O comunque anche una canzone che non sia di Sanremo, una canzone in generale.
una canzone in generale. Fammici pensare un po'. Italiana? Come vuoi. Come voglio. La musica non ha confini, non ha paletti, non ha muri, quindi qualsiasi genere, qualsiasi nazionalità, qualsiasi essa sia. Mi piace una canzone che si chiama Backroad Therapy, che è di una cantante americana. E questa canzone parla di andare avanti e che se guidi non puoi guardare indietro nello specchietto. E quindi se vai avanti nella tua vita devi guardare avanti, non puoi guardare indietro. E quindi quella sono un po', mi ci rispecchio molto in questa canzone, si chiama Backroad Therapy, che parla un po' di andare avanti nella vita e di non guardare indietro. Bene, questo è un messaggio davvero positivo e importante per tutti noi. Io ti ringrazio per essere stata con noi, ti auguro grandi successi, così come sta avendo il tuo bellissimo singolo. E ci vediamo presto per il prossimo singolo, il prossimo album. Ti Sì, strappo questa promessa. certo. Grazie mille, grazie per l'invito, lo apprezzo davvero molto. E ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e vi do appuntamento alla prossima intervista. Arrivederci! Ciao, arrivederci.